A me piace molto questo format molto informale, molto chiacchierato che sto portando su EvoSmart Plus, però secondo me questo video non è da secondo canale, questo è un problema grosso che hanno gli smartphone nell'ultimo periodo, ecco perché lo voglio fare qua su EvoSmart normale, così abbiamo una community più grande e possiamo veramente affrontare il problema insieme. Lo facciamo in maniera molto tranquilla, quindi non la prendete come un video di ripicca, un video dove per forza devi parlare male di... No, cioè un video tranquillo, un video normale, ragazzi. Uscite da questo mood sempre che ce l'avete col mondo intero. Ma porca miseria, andatevi a fare 20 km di corsa, almeno vi sfogate. Perché faccio questo video? È molto semplice. La scorsa settimana sono stato all'estero e nell'ultimo periodo sto mettendo sotto stress gli smartphone, in particolare iPhone 13 Pro Max. Tanto vlog, tante clip, tante foto, tanto cambio celle, comunque un telefono che paghi 1300 euro e quindi uno smartphone che ovviamente deve andare come un treno, altrimenti avrei comprato un telefono da 200 euro. Stiamo parlando di un prodotto che uso per lavorare, non sto parlando di un prodotto che uso perché va di moda, e sto parlando comunque di un telefono che fino a qualche tempo fa era secondo me molto molto affidabile e nell'ultimo periodo mi sto molto molto ricredendo. Questo, vi ripeto, non è un video che va contro Apple perché non mi mandi telefono, perché non mi considera. No, ragazzi, lo smartphone l'ho pagato. Anzi, non dovrei neanche utilizzare quel telefono. Questo per farvi capire che se io scelgo di utilizzare un prodotto del genere è perché veramente l'ho reputato affidabile a 360 gradi. Detto questo, nell'ultimo periodo, come vi ho detto, sto viaggiando molto e quindi l'iPhone è secondo me un telefono, come vi ho detto, affidabile. Wallet, bellissimo, fantastico, l'ho installato anche su S22 Ultra, non ha neanche a che vedere niente con quello di Apple, tutte le mie carte sono compatibili, le carte d'imbarco, cioè ho tutto lì e quindi secondo me, vi ripeto, come ecosistema, come software, ce n'è pochi oggigiorno. Ma ultimamente, ragazzi, questi smartphone hanno dei problemi. Ecco perché lo voglio fare su questo canale, perché voglio sapere il vostro smartphone qual è e soprattutto se anche il vostro telefono ha questi problemi nell'ultimo periodo. Quali problemi ha iPhone 13 Pro Max? Uno sostanzialmente, il surriscaldamento. Ragazzi, ultimamente, anche senza fare niente, questo telefono, che attenzione, non ha iOS 16, non ha la beta, ma l'ultima release software ufficiale, anche guardandolo, ad esempio ieri ero a levare delle foto dal rullino fotografico, inizia a scaldare in questa zona, va in protezione lo smartphone e il display, pur avendo luminosità massima, ok, non si vede perché cala al minimo, va in protezione. Ho fatto anche un TikTok ed è stato molto visto dalla piattaforma perché ha quasi 200.000 visualizzazioni in nemmeno 5 giorni. E come potete capire, i problemi ci sono. Uno potrebbe dirmi: da cosa me ne sono reso conto? Vabbè, sostanzialmente non vedi il display, però allo stesso identico modo avevo un Vivo X80 Pro, che ho già fatto la recensione. Ecco, il Vivo, ad esempio, stesso stress, quindi esportazione video su CapCut oppure registrazione video in 4K 60 fps, fare le foto a un evento, metterle su Instagram, cioè io non ti sto dicendo che sto montando un film, porca miseria, ma semplicemente scattare una foto per metterla su Instagram, capite bene che se inizia a surriscaldare, e io non vedo veramente, cioè io non vedevo cosa stavo inquadrando da quanto era buio, perché comunque avevo il sole dietro. Ragazzi, per me è un problema, perché vi ripeto, è uno smartphone di lavoro, ma potrebbe essere un problema anche per voi utenti. Allora, perché ho utilizzato il Vivo? Perché il Vivo non aveva questo tipo di problema. Scaldava? Sì, assolutamente, perché nella parte posteriore anche quello scalda, ma come scalda un S22 Ultra. Però ecco, sul Vivo io non ho avuto questo problema di protezione dello smartphone e quindi vado a metterti il display al minimo. Tra l'altro, notavo anche dei lag vistosi su iPhone 13 Pro Max. Molti di voi tramite Instagram mi hanno consigliato di mettere il risparmio della batteria e quindi il refresh rate scende a 60 Hz, ma anche lì non ho notato dei miglioramenti, cioè aveva lo stesso identico problema. Capisco che faccia tanto caldo e quindi ormai gli smartphone hanno sempre più funzioni e sono sempre più messi sotto stress, però dall'altra parte non capisco perché alcuni update fa non succedeva tutto questo, nonché alcuni
anni fa non c'era tutto questo, questa protezione, quindi è stato fatto un qualcosa lato software, un qualcosa che a me dà molto fastidio. Io veramente adesso non posso utilizzare iPhone 13 Pro Max quando devo lavorare. Questo per me è un grosso problema. A questo punto del video molti di voi potranno pensare: ecco, sempre il solito che va contro Apple. Questo perché, non lo so, ce l'avete con me, io non voglio star qui a guardare, cioè io, credetemi, alcuni io leggo tutti i commenti, ma quelli idioti lascio perdere, cancello e vado avanti. Ho avuto un confronto, perché ovviamente essendo andato a degli eventi a Parigi, a Berlino, ora devo ritornare a Berlino, comunque ti incontri con tutti i vari colleghi, praticamente l'85% viaggio con iPhone, mi sono messo a chiederlo a tutti. Non potevo non farlo. Adesso vi faccio sentire un audio vocale che mi ha mandato Antonio Monaco di HD Blog prima di ritrovarci a Berlino, perché io ero alla stazione di Rignano dove abito io, stavo effettivamente guardando Instagram e non vedevo più il display, quindi allarmato di tutto questo gli ho chiesto se veramente anche lui soffriva di questi problemi e se banalmente c'era una soluzione. Sì, Emanuele, è una cosa fra virgolette normale, cioè quando si surriscalda, per farlo scendere prima di temperatura abbassa il livello di luminosità di due step, prima uno se non è molto caldo, se continua a riscaldarsi molto fa un secondo step e diventa veramente molto molto scuro, e poi ovviamente nell'arco di qualche minuto si riprende, però direi che è una cosa normale, anche se ti devo dire che ultimamente forse dalla 15.6 in poi lo sta facendo un po' troppo spesso, quindi non so se anche il caldo ovviamente che è aumentato tutto, però sta capitando un po' più spesso questa cosa. Avete sentito una voce fuori campo, quindi ho chiesto anche a lui. HD Blog ha fatto un articolo, ha fatto un pezzo su questo, che sta su questa cosa che sto raccontando io, quindi questo è per farvi capire che non sto raccontando cazzate, sono cose vere, sono cose reali che tutti gli utenti stanno riscontrando anche sui propri iPhone, chi ci lavora ma anche chi non ci lavora. Ragazzi, sono macchine che paghiamo soldi, ma tanti soldi. Ecco perché è sempre bello parlare bene di Apple, fare i video fighi, fare gli spot pubblicitari, sembra tutto bello, ma io vi ripeto, per me questo è un telefono di lavoro e se non riesco a lavorare, per me questo va nel cesso. Non me ne frega niente che ci sia una mela dietro o che vada di moda o che sia figo tutto il wallet eccetera. Per me è fondamentale portarvi un servizio nel miglior tempo possibile e con la miglior qualità possibile di uno smartphone, perché lo sapete, oramai non registro più con fotocamera eccetera quando sono in esterna, ma bensì faccio tutto con lo smartphone. E quindi ragazzi, cioè, non deve succedere una cosa simile, o meglio, io capisco possa succedere quella volta, ma ad esempio a Charles de Gaulle io ero seduto 2 ore al gate, smartphone in carica, bolliva e il display, non riuscivo neanche a leggere un Telegram. Questo è. Dall'altra parte, smartphone che bolliva, Vivo X80 Pro, smartphone che mi permetteva tranquillamente di leggere i contenuti. Ora io non so, magari questo durerà di più, l'altro si fulminerà tra 6 mesi, questo io non lo posso sapere. Però oggettivamente, ora come ora, non posso girare solo con questo telefono, ma devo sempre avere un qualcosa di scorta, magari uno smartphone che uso solamente per registrare video, ad esempio, non so, un S22 Ultra, e quindi andare avanti così. Vi sembra normale tutto questo? No, secondo me no, perché se voi utenti pagate 1300 euro un telefono, qualsiasi marca state comprando deve funzionare 1000x1000, non che deve andare in protezione ogni 3x2 perché fa caldo fuori, sti cazzi. Ragazzi, voglio sapere cosa ne pensate qua sotto nel box dei commenti di questo video un pochino particolare, e anche per quest'oggi da Guerza è tutto, e ci vediamo prossimamente in un nuovo video. Ciao a tutti.